Buongiorno a tutti, direi di iniziare subito dato che so che molti hanno impegni successivi e quindi cerchiamo di stare nei tempi. Benvenuti a quest'ultima sessione del forum che devo dire è andato molto bene. Abbiamo tra l'altro un po' condiviso il fatto che un'analisi dei partecipanti ci ha portato a vedere e osservare che mediamente in totale Non immediatamente in totale, i partecipanti ai nostri forum sono stati 150, di cui la maggior parte non legati direttamente ai GAL, quindi il forum e gli argomenti che abbiamo trattato hanno riscosso davvero molta adesione. Quindi grazie a tutti chi ha partecipato prima e chi è collegato anche oggi. Vedo che c'è qualcosa in chat, vediamo. Ok. Bene, oggi parliamo del rilancio della cultura in ottica sostenibile. È l'ultimo o penultimo tavolo di lavoro, ultimo nel senso che lo facciamo da qua, probabilmente il penultimo, dato che l'ultima sessione sarà fatta direttamente dal forum di Bari, che ci vede partecipare e questa settimana anche come relatori. Allora, io oggi devo moderare, quindi presento chi interviene. Interverranno Salvatore Tosi, direttore del GAL Metropoli Est, che farà una relazione sul distretto agricolturale del territorio del GAL Metropoli Est. Quindi sarà un focus proprio sulle aree dove sono presenti aree archeologiche. Poi interviene Beatrice Pedretti, la dottoressa Beatrice Pedretti del GAL Valle Brembana 2020, un nostro validissimo tecnico incaricato, che ci parlerà del lavoro che sta portando avanti il nostro GAL di coordinamento degli ecomusei presenti sul nostro territorio e di come li abbiamo affiancati delle iniziative che stanno venendo avanti rispetto ai bandi regionali di Fondazione Cariplo, il cosiddetto bando Innova Musei. E poi ci sarà la Giulia Ruol di Veneto Lavoro, che ringrazio in anticipo, che ci parlerà di distretti culturali, servizi ecosistemici e insomma di quello che si muove un po' sul Veneto e che ci interessa sempre molto. Ecco, notizie di servizio, devo invertire gli ordini di intervento perché Salvatore Tosi ci ha avvisato che era un attimino di corsa, quindi per non rischiare di ritardare, di metterlo un po' in difficoltà, facciamo intervenire subito come relatrice Beatrice Pedretti del GAL Valle Brembana. Quindi passo la parola a Beatrice. Buongiorno a tutti, ora condivido lo schermo. Ti sentiamo un po' bassa, Beatrice, come volume. Ora meglio? Ok, riuscite a vedere le slide? Ok, perfetto. Allora, il mio intervento di questa mattina riguarda appunto l'attività di coordinamento del GAL Valle Brembana, dei tre musei del nostro territorio, che sono l'Ecomuseo di Ornica, di Valtorta e di Valtaleggio. Quindi parliamo di ecomusei, sostenibilità e innovazione, soprattutto in ottica sostenibile di trasformazione di una fruizione culturale in ottica sostenibile. Quindi, come ho già anticipato, gli Ecomusei Brembani sono l'Ecomuseo del Centro Storico Borgo Rurale di Ornica, l'Ecomuseo Valtaleggio e il Museo Etnografico di Valtorta. Brevemente, le parole chiave che rappresentano queste realtà sono territorio, storia, usanze, tradizioni, cultura e natura. Nel senso che gli ecomusei sono un insieme di cultura materiale e immateriale, quindi la loro offerta museale comprende il territorio, comprende gli usi e i costumi, la cultura, le tradizioni. Non si tratta solo appunto di cultura materiale, quindi di edifici, di strumenti relativi alle tradizioni del passato che comunque sono presenti, ma si tratta anche appunto di elementi immateriali.
Quindi in maniera specifica e brevemente, questa è l'offerta culturale dei nostri ecomusei. Quindi l'Ecomuseo Etnografico di Valtorta ha delle sale espositive con quella che noi chiamiamo appunto cultura materiale, con oggetti effettivi, strumenti d'epoca dedicati alle tradizioni e alle attività del passato. Quindi abbiamo la vinificazione, le cucine, il calzolaio, la casera e molte altre. E poi hanno ristrutturato, rivalorizzato un maglio, un mulino e la segheria idraulica. Quindi hanno ridato vita a strutture che altrimenti sarebbero rimaste abbandonate e che sono indispensabili poi per trasmettere quella parte immateriale della cultura che riguarda le usanze, i mestieri del territorio. L'Ecomuseo Valtaleggio si è soffermato molto sulla valorizzazione del patrimonio architettonico, in modo particolare delle baite rurali dal tetto in piode, elemento appunto caratteristico e tradizionale del territorio, ma anche sull'aspetto diciamo gastronomico dell'arte casearia, in modo particolare di Taleggio e Strachitunte. Sono state strutturate all'interno di questo Ecomuseo 7 vie tematiche all'interno di tutto il territorio, quindi anche all'esterno, non solo in edifici fisici, con videoinstallazioni in vacanza, tu casaro e stagionati, che sono delle esperienze moderne, multisensoriali, che si spingono oltre e che aiutano sicuramente l'Ecomuseo a trasmettere in maniera più chiara e concreta quella che è la cultura immateriale per un target molto ampio, quindi come vedete, la foto è rappresentativa, perfetto e chiaro anche per target molto bassi come bambini. È un modo facile per trasmettere loro informazioni legate alla cultura immateriale e non solo. Infine, l'Ecomuseo Centro Storico e Borgo Rurale di Ornica, come dice già il nome, è all'interno di quello che propone, c'è appunto tutto il borgo storico medievale che comprende il paese, le chiese, affreschi. Poi ci sono ovviamente percorsi tematici, una fattoria didattica e laboratori per bambini sulla linea anche del Museo Etnografico di Valtorta, in cui vengono messi in luce i vecchi mestieri, le usanze e le tradizioni. Quindi questa è una breve descrizione di quelli che sono gli ecomusei presenti sul territorio. Spostiamoci ora in ottica di sostenibilità. Sicuramente il voler tramandare, rinnovare, sostenere il territorio e le tradizioni rientra, diciamo, in un concetto di sostenibilità, di non voler abbandonare anche la parte materiale della tradizione e quindi di cooperare per mantenere viva la cultura del territorio. Ovviamente poi questi ecomusei hanno degli allestimenti fissi, quindi non hanno alcuno spreco di materiale. E così pure per tutte le installazioni e i percorsi tematici. Inoltre, appunto, secondo il documento strategico degli ecomusei, per statuto gli ecomusei sono sostenibili, si configurano come dei processi partecipati perché vedono appunto l'attività di diversi enti presenti sul territorio, di amministrazioni, della cittadinanza locale che viene coinvolta attivamente nelle attività dell'ecomuseo. O perlomeno così è per statuto, quindi processi partecipati di riconoscimento, di gestione, attenzione, di cura di tutto il patrimonio culturale locale, come dicevamo prima, sia materiale che immateriale, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo che sia sociale, economico, ambientale, ovviamente sostenibile. Quindi gli ecomusei sono delle identità progettuali che hanno come obiettivo quello di mettere in relazione usi, costumi, tecniche, culture e culture, produzioni e risorse di un ambito territoriale che sia omogeneo, che abbia diciamo dei beni culturali ovviamente al suo interno. Quindi gli ecomusei si identificano come dei percorsi, quindi non solo come musei espositivi di cultura materiale e immateriale, ma come dei veri e propri percorsi di crescita culturale delle comunità locali, quindi creativi, inclusivi, proprio per quello che dicevamo prima della compartecipazione,
fondati quindi sulla partecipazione attiva degli abitanti e la collaborazione di enti e associazioni presenti nel territorio. Il GAL Valle Brembana si è attivato in questo periodo, in quest'anno, per affiancare e coordinare questi ecomusei, cercando di metterli il più possibile in rete, e abbiamo partecipato a un bando promosso da Unioncamere Regione Lombardia, chiamato Innova Musei, che ci ha spinto in modo particolare proprio nella direzione della sostenibilità. Quindi, come già detto, il bando è stato promosso da Unioncamere Regione Lombardia. Il 30 marzo abbiamo consegnato una manifestazione di interesse che veniva proposta in partenariato da questi tre ecomusei, quindi di Ornica, e Valtaleggio e Valtorta come capofila, una manifestazione di interesse per partecipare a un progetto che fosse in grado di innovare in ottica sostenibile, in ottica digitale, gli ecomusei. Quindi il bando è stato promosso in parallelo con un altro bando di Fondazione Cariplo, chiamato Call ICC per Innova Musei, rivolto non alle realtà ecomuseali e museali, ma a imprese creative. Quindi l'obiettivo infatti era poi di proporre dei progetti sostenibili e innovativi con dei partenariati tra musei e imprese creative. Quindi con imprese creative intendiamo in ambito dell'editoria, della comunicazione, dell'intelligenza artificiale. Quindi la nostra manifestazione di interesse ha riscosso successo, abbiamo avuto un ottimo punteggio, per questo motivo abbiamo partecipato a luglio a un incontro fisico a Milano, in cui appunto erano presenti i rappresentanti di queste imprese e i rappresentanti delle realtà museali ed ecomuseali, e questa è stata la prima occasione di incontro per poi andare a creare dei veri e propri partenariati, in modo da poter scrivere e presentare il progetto effettivo di Innova Musei, che aveva come scadenza l'inizio di settembre. Quindi abbiamo partecipato con l'impresa Design Differente, in modo particolare con Ideas SRL, a un progetto chiamato L'arte del riciclare, e quindi qui entriamo nello specifico nell'ottica, diciamo, sostenibile, nella trasformazione della fruizione culturale in ottica sostenibile. Quindi L'arte del riciclare vuole introdurre i temi ambientali e della sostenibilità come temi principali da inserire nell'ambito delle attività museali. Quindi il progetto, con un sistema di azioni, vuole cercare di avvicinare l'attività dei musei a quelli che sono gli argomenti dell'Agenda 2030. Quindi il progetto è stato pensato ovviamente dall'impresa culturale e creativa, come dicevo prima, Ideas SRL, insieme a una rete di ecomusei con un focus specifico sul tema del paesaggio montano e del fiume, perché, come dirò fra poco, si tratta di un partenariato che include una rete ampia di ecomusei su territori differenti, ma anche un focus sull'ambiente culturale, quindi quello che lega un territorio alla sua produzione artistica o che lo lega alla produzione con delle declinazioni magari sul design. Quali sono gli strumenti effettivi che il progetto vuole mettere in atto? Per prima cosa è prevista un'iscrizione dei vari musei ed ecomusei alla rete museale Non si butta via niente, quindi una piattaforma di condivisione degli allestimenti tra musei ed ecomusei nell'ottica dell'economia circolare. Come dicevo prima, è un elemento di sostenibilità dei nostri ecomusei il fatto di non avere delle installazioni temporanee, ma ci è stato fatto presente, appunto, pensando al progetto, che ci sono molte realtà museali che invece organizzano mostre temporanee e che poi si trovano con materiale inutilizzato di scarto. Quindi l'idea è proprio quella di scambio, evitare di scartare e buttare via questo materiale e riutilizzarlo grazie a questa rete museale. Il secondo punto prevede la costruzione di laboratori didattici sui temi della sostenibilità. Quindi la sostenibilità non va solo attuata, ovviamente all'interno dell'ecomuseo, ma va anche comunicata e insegnata a quella che sarà la generazione del futuro, e quindi parliamo degli studenti
delle scuole primarie e secondarie. Quindi la costruzione e l'ideazione di laboratori didattici sarà essenziale proprio per questo motivo, quindi per comunicare nel migliore dei modi l'importanza della sostenibilità, soprattutto del riuso e del riciclo. La terza azione prevista è quella del potenziamento di percorsi naturali. Tramite delle installazioni specifiche, quindi site specific sul territorio dell'ecomuseo e sui percorsi già esistenti degli ecomusei, con anche una segnaletica sensoriale. Quindi si tratta anche di un ragionamento più inclusivo per un target più ampio. Tutto questo pensato tramite dei workshop coordinati da designer e da artisti. Le installazioni legate soprattutto alla valorizzazione del paesaggio saranno realizzate, secondo progetto, con materiali riciclati, quindi anche qui rientra come elemento principale il tema della sostenibilità. In modo particolare questa impresa vorrebbe attuare la realizzazione di queste installazioni tramite la plastica riciclata. Infine si parla in generale di potenziamento dei percorsi culturali, potenziamento nel senso di ripensare agli allestimenti in una nuova formula che sia ecologica e sostenibile e che sia anche più inclusiva, come dicevo prima, attraverso dei percorsi sensoriali pensati per non vedenti. Quindi sicuramente il punto 1 avrà come servizio quello di schedare i beni museali da inserire in questa piattaforma con l'obiettivo di basarsi sul principio dell'economia circolare e favorire la sostenibilità, in questo caso dei materiali, mentre la seconda prevederà appunto la creazione effettiva di laboratori didattici nei quali insegnare l'importanza dell'ambiente. Come ho anticipato prima, la rete, un altro obiettivo principale, diciamo, del progetto sarà quello di mettere in rete più realtà. Quindi abbiamo l'impresa creativa, che è Ideas SRL, l'Ecomuseo delle Valli Olio Chiese, di cui il Museo Civico di Canneto sull'Olio, il MAC di Lissone, quindi il Museo d'Arte Contemporanea, e ci saranno vari fornitori, tra cui il Politecnico di Milano. La mia presentazione finisce qui. Spero di essere stata abbastanza concisa ma anche chiara e speriamo che appunto questa esperienza di sostenibilità applicata all'ampliamento dell'offerta formativa, didattica ed ecomuseale possa avere un buono sviluppo nei prossimi mesi. Grazie a tutti. Grazie Beatrice, sì, intervento sintetico e rapido, ma credo molto significativo ed efficace, poi ci saranno comunque le possibilità di fare domande. Passo allora adesso la parola a Salvatore Tosi, direttore del GAL Metropoli Est, per la sua relazione. Ciao Salvo. Buongiorno, scusate il ritardo, ma stamattina, allora un attimo cerco di condividere la presentazione, se ci riesco. Sono riuscito? Sì. Perfetto. Oh, vi devo scusare che stamattina, dicevo, sono arrivato un po' in ritardo perché una cosa straordinaria, la cosa di cui vi parlo, diciamo, ho visitato il nostro sito di cui adesso vi farò accenno, l'egittologo Awas, non so se lo conoscete, io in realtà non lo conoscevo, insomma è uno di una fama mondiale ed è venuto qui nel nostro GAL a visitare il sito, guarda caso il sito di Solunt, di cui adesso vi dirò, per cui ci tenevo ad ascoltarlo, ecco il motivo per cui sono arrivato un po' in ritardo. Va bene, allora, quello che abbiamo concordato con il coordinatore del laboratorio era il ruolo che svolgerà nei prossimi mesi il GAL Metropoli Est nel nostro contesto territoriale che adesso vi presenterò. Non so se conoscete un po' la Sicilia, penso di sì. Questo nostro territorio si trova in una zona che sta ad est della città di Palermo,
Ecco qua, si vede così adesso? Si vede. Che sta a destra della città di Palermo, dicevo, ed è compreso tra alcune aree che hanno una forte identità, ovviamente la città di Palermo, ma ad est del nostro territorio c'è l'area delle Madonie e a sud l'area dei Sicani. Quindi diciamo questa striscia di territorio che da Palermo arriva fino a Cefalù per quanto riguarda diciamo i comuni rivieraschi, si ferma un po' prima di Cefalù, però si trova lungo questa direttrice che è conosciuta come l'itinerario Ararbo-Normanno e poi lungo la direttrice che da Palermo conduce ad Agrigento arriva fino a lambire quell'altra provincia, insomma eravamo stretti tra queste aree con una forte identità, per cui abbiamo ritenuto che la nostra, facendo un po' di ricerca, insomma, era possibile appunto declinarla attraverso queste principali vie storiche, oltre l'itinerario arabo-normanno, da noi passa almeno il tratto iniziale di una delle vie francigene, anzi la più lunga che c'è in Sicilia, quella che è da Palermo conduce a Messina, e attraverso questo diciamo percorso fisico e anche ideale abbiamo pensato che la nostra strategia si potesse in qualche modo declinare verso la valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale, ambientale, eccetera. Questo lo abbiamo utilizzato anche grazie alla possibilità che ci dava il PSR di utilizzare questi ambiti, quello del turismo sostenibile e quello della valorizzazione dei beni culturali, per cui abbiamo pensato di investire e dare questa sorta di direzione alla nostra strategia. E quello che abbiamo fatto in questi anni, adesso vado subito al discorso che ci interessa, ma volevo anticipare con questa informazione, insomma, che comunque conosciamo, forse è poco utile per quello che diremo fra poco, però a me serviva, diciamo, per dire che alla fine questo GAL, che opera da 10 anni, ha finanziato circa, 2022 finanzieremo circa 130-140 interventi tra microimprese, associazioni, enti locali, eccetera, e spendendo quasi 15 milioni di euro. Ovviamente questi sono tutti interventi puntuali, ma tutto questo non avrebbe avuto senso se non ci fossimo sforzati per realizzare quello che dirò adesso, e che è appunto il tema del laboratorio, che riguarda proprio questi due interventi di carattere trasversale, sovraccomunale, che diciamo, riguardano fondamentalmente un intervento sul tratto iniziale della Palermo-Messina per le montagne, ma proprio dirò due cose giusto per completezza: è il tratto che uscendo da Palermo conduce verso Messina, e c'è questo tratto che appunto ci attraversa e che noi abbiamo cercato di valorizzare con gli elementi tipici del cammino. Adesso scorro proprio le slide, perché in qualche modo è il tratto in verde che appunto passa dai nostri comuni rivieraschi, e lo abbiamo in qualche modo arricchito con dei percorsi ad anello, perché passano da alcuni siti di, diciamo, culturali, insomma di stampo normanno, che ci sembrava interessante far visitare al visitatore. Ma l'intervento più interessante è quello che vi dirò fra un attimo, almeno secondo il mio punto di vista, e nasce da un accordo che i GAL siciliani nel 2018 fecero con l'assessore, allora assessore ai beni culturali, professore Tusa, che era un archeologo. Questo accordo poi fu apprezzato dalla giunta regionale, per cui diciamo il governo regionale individuò i gruppi di azione locale come quegli strumenti, diciamo quegli enti o comunque quelle istituzioni che possono aiutare l'assessore ai beni culturali a valorizzare i cosiddetti siti minori. Da questa delibera di giunta noi abbiamo fatto, diciamo, uno strumento per intervenire sul nostro sito archeologico, che si trova a 2 chilometri proprio da dove sono io, e stamattina sono stato proprio lì con questo egittologo che è venuto qua in Sicilia, aveva proprio il piacere di visitare questa città.
città fenicia e che ovviamente è uno spartiacque tra diciamo, il Golfo di Palermo e il Golfo di Termini Imerese. Cosa stiamo facendo noi in questo sito? Stiamo intervenendo perché diciamo, ha una serie di esigenze di tipo strutturale, infrastrutturale, che nel tempo sono state un po' abbandonate. Ecco, la novità consiste proprio in questo. Non è stato facile, lo dico al coordinatore del nostro laboratorio, che è un agronomo. Non è stato facile convincere gli agronomi dell'assessorato nel finanziare questo intervento, perché normalmente i galli, diciamo, si orientano verso aspetti di natura rurale, per cui abbiamo vinto un po' questa ritrosia e in questo momento il progetto è stato già presentato ed è in fase di istruttoria, e mercoledì mattina verrà proprio il funzionario istruttore a verificare gli interventi che faremo sul campo. Fondamentalmente, intervenendo sul sito, che è questo che vi ho rappresentato, sfrutteremo sostanzialmente uno studio che è stato fatto qualche anno fa da due borse di studio. Una borsista ha lavorato nel nostro istituto del CNR, un'archeologa, e l'altro, un agronomo, lavorava nell'altro ente di ricerca con cui abbiamo ottenuto questo contributo. Entrambi, l'archeologo e l'agronomo, hanno per 18 mesi, ovviamente conoscevano il sito, ma dico, hanno approfondito le loro competenze sul sito e hanno pensato ad un itinerario archeobotanico. Lo hanno consegnato a noi, il Gallo lo ha fatto proprio e quindi ha riproposto all'assessorato questo itinerario, ovviamente intervenendo anche e apportando degli elementi di miglioramento delle infrastrutture del parco. In particolare, adesso magari chi conosce, ovviamente credo che nessuno di voi sia mai stato, diciamo, al parco, per cui spero che le immagini chiariscano un po', però entrando nel sito, sulla sinistra c'è un'area che in atto non è stata mai utilizzata e che verrà adibita come area didattica, e quindi perché si presta un po' per la posizione panoramica, un po' per la sua conformazione a forma di teatro, diciamo, quindi in qualche modo verrà utilizzata come zona didattica, perché abbiamo potuto notare che le scuole, per esempio, conoscono pochissimo questo sito, per cui questa parte verrà, come dire, un momento iniziale del percorso, per cui le scolaresche, ma anche i semplici visitatori che verranno, vengono accolti in questa parte dove verrà spiegato questo itinerario archeobotanico. Il secondo intervento sarà fatto in uno dei siti, diciamo, la cosiddetta casa di Leda, che è una casa di una famiglia probabilmente nobile, perché in una posizione particolare, e credo che qualcuno di voi, sicuramente Marta, è venuta diciamo, nella città e diciamo, ha visitato questa casa dove a terra c'era il mosaico un po' ma ridotto, per cui interverremo su questo aspetto perché lo renderemo fruibile al tempo stesso, ma protetto dal punto di vista, diciamo, per evitare che i visitatori possano calpestare diciamo, questi elementi un po' fragili. Questo è l'interno di questa casa di Leda, diciamo, adesso non so se si vede bene, però le pareti riportano l'affresco di questa donna, diciamo, l'intervento consentirà di visitarli liberamente. L'altro intervento che faremo sarà un po' più in alto, è una delle case nobiliari che ha il miglior panorama della città, cosiddetta Casa delle Maschere. Tenete conto che questa casa è stata chiusa per circa 30 anni, è piena di reperti, non è possibile visitarla. Invece con questo intervento contiamo di riaprire il sito, cioè proprio la casa, e mettere a disposizione degli studiosi, perché già sono state diverse richieste per venire a visionare questi reperti, e saranno resi fruibili, perché la casa, adesso non so se qui si vede meglio, no? Ecco, ha due stanze, una sono delle pareti affrescate, sarà visitabile, l'altra organizzeremo una sorta di studio, per cui gli studiosi che vorranno venire possono utilizzare i reperti che saranno messi a disposizione, quindi possono eventualmente approfondire cose che adesso da 30 anni che non si fanno. Questi dipinti si trovavano in questa casa delle maschere, poi sono state prese e portate al Museo Salinas, che si trova a Palermo, per cui ci sarà un percorso ideale all'interno della casa delle maschere, che consentirà di collegarsi con il Museo Salinas di Palermo per riproporre la visione di queste decorazioni, che adesso non sono più nel sito archeologico, ma si trovano appunto al Museo di Palermo.
Palermo. Questa è proprio la parte interna, diciamo, ci sono questi reperti accatastati, messi lì, non utilizzabili, quindi in qualche modo verranno presi, sistemati, catalogati e organizzati per uno studio nella stanza accanto. E ovviamente poi interverremo anche dal punto di vista strutturale, perché manca l'impianto di illuminazione, manca l'impianto antincendio e infine manca pure un bagno, perché nella parte iniziale della città c'è ovviamente il museo che è fornito di bagno, ma il sito archeologico, che si trova un po' più in alto, non ha un bagno, per cui siccome c'è una, diciamo, questo edificio che è stato, non è ovviamente archeologico ma di un'epoca recente, verrà ristrutturato e verrà sistemato come bagno per coloro che saranno durante la visita nella città. E infine una cosa che stiamo sistemando con l'archeologo del parco, e in queste immagini, diciamo, che vi sto facendo vedere, sono delle posizioni strategiche delle città che chiariscono, almeno io, diciamo, che normalmente sono un rozzo contabile, mi sono fatto una cultura archeologica frequentando questa signora, questa archeologa, mi ha spiegato un pochettino perché la città nasce proprio lì, a questa posizione strategica, perché magari detto così a parole non so se riesco a tradurre l'idea, però di fatto questo sito, questo promontorio, si trova esattamente a metà strada tra Palermo e Cefalù, per cui è uno spartiacque tra i due golfi, il golfo di Palermo e il golfo di Termini, e dal punto di vista commerciale aveva questa valenza strategica, proprio perché consentiva di guardare da un lato a Palermo, che era un altro sito fenicio, dall'altro verso Imera, Termini, che era l'ultimo avamposto greco, quando poi nel 480 proprio su questo golfo c'è stata la battaglia tra greci e fenici. Tra l'altro, guardando verso l'entroterra, c'è ancora un'altra postazione che consente di chiarire anche la valenza commerciale che aveva questo sito, tenuto conto che alla fine di un fiume, molti anni fa, era navigabile, per cui l'attività commerciale che partiva dall'entroterra sfociava proprio su questo golfo, e questo sito, i fenici controllavano anche l'aspetto commerciale di questo, di quello che avveniva in questa zona. Ecco perché per noi questo sito costituisce una chiave di lettura della strategia che ci siamo dati. È chiaro che quello che vi ho detto è un intervento infrastrutturale, però per noi costituisce il fulcro della nostra area vasta, del nostro distretto, perché attorno a questo sito e alla storia di questo sito sono poi nate le comunità che adesso sono distribuite nei 5 comuni rivierasi che costituiscono la base di questo nostro galle. Su questi punti noi installeremo le abbiamo chiamate finestre sul territorio, sono dei pannelli che consentono al visitatore, posizionato in un posto abbastanza studiato con l'archeologo, con l'agronomo, consentono di rivedere un po' la storia di questo golfo, rivedere la guerra che c'è stata nel 480 a.C. Proprio tra Grecia e Fenice, quindi in qualche modo consentono di dare una lettura strategica del motivo per cui questo sito si trova proprio in quel punto. E ovviamente, come vi dicevo, appunto, queste finestre, pannelli didattici, tutto quello che realizzeremo all'interno del sito. Queste cose ve le ho raccontate perché in qualche modo vengono fuori da questo modello che ci siamo dati, forse altre volte, oppure pubblicizzato in altri momenti così di confronto frontale con i miei colleghi del Galle. In qualche modo noi abbiamo pensato che quest'area che viene identificata col Gal Metropolis, e che in qualche modo all'inizio si è data questa strategia di creare questo modello di distretto agricolturale, proprio, se volete, è divisa così: da un lato pensiamo ci siano le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, i centri di ricerca, le scuole, le università e ovviamente anche le agenzie di sviluppo locale come il GAL, che è dall'altro gli operatori turistici, le aziende agricole, quelle imprese culturali e creative che abbiamo cercato di finanziare in questi anni. Era il riferimento precedente quando dicevo che abbiamo finanziato circa 130 interventi, per cui messi insieme questi soggetti, uniti dalla memoria storica, dal paesaggio, dalla identità dei luoghi, costituiscono il modello di distretto agricolturale. Io ne ho poi fatta un'immagine
anche grafica con Google Art adesso si può realizzare anche questo se volete, magari non so se si leggono bene le cose che abbiamo scritto, però ci sono i colori che chiariscono, per cui ai due estremi di quest'area ci sono due, il SIC, il sito di interesse comunitario dove, che è accanto alla città di Solunto, che è appunto un'area naturalistica, e diciamo dall'altro lato c'è la riserva naturale orientata di Pizzocane, Pizzotrigni e Grotta Mazzamuto. Poi al centro, quello diciamo col colore marrone, è proprio il sito archeologico di Solunto di cui vi ho presentato l'idea di questo nostro intervento che faremo fra qualche mese. In rosso ci sono alcune unità di ricerca del CNR, il CREA e anche l'Agenzia di Sviluppo Locale che operano diciamo nel nostro contesto territoriale, in giallo tutte le imprese agroalimentari e creative che abbiamo finanziato in questi anni e che contiamo di finanziare nel prossimo biennio. Ecco perché diciamo quando Patrizio e Marta mi hanno detto di parlare del nostro intervento, pensavo di farlo in questo modo perché riteniamo che questo intervento qualifichi la strategia del nostro GAL dal punto di vista proprio del turismo sostenibile e soprattutto della valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale. Io ho cercato di essere sintetico, ovviamente per lasciare spazio poi eventualmente al dibattito, anche a curiosità, a domande, eccetera. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Salvatore, è stato veramente interessante perché rispetto a noi, alla nostra area, il tema del rapporto GAL, aree archeologiche e bandi, finanziamenti sulle aree archeologiche è un po' una novità e quindi ci è stato molto utile avere un po' lo spaccato che ci hai fatto tu. Mi fa piacere che l'apprezzi tu che sei un agronomo. Sì, sì, Non è sì. stato sempre facile. Sì, bene. Una notizia di servizio, Salvatore, tu devi scappare abbastanza in fretta, puoi fermarti Allora, fino alle se c'è qualche domanda, si posso rimanere. L'importante è che non ci trasciniamo perché, ti 5. ripeto, Perfetto. siccome Allora stamattina facciamo. Certo, no, questo ma facciamo gruppo è così, proprio qui di fronte a quindi. casa mia. Farò una visita a una cantina che c'è qua di fronte e ci vorrei andare, ma dico, No, non ci mancherebbe, voglio quindi io sottrarmi direi al di fare confronto così. con me. Direi di fare così, sovvertiamo un attimo l'ordine, vista la tua disponibilità, e chiedo subito se c'è qualche domanda rispetto alla tua esposizione, in modo che poi ti possiamo liberare. Se qualcuno vuole intervenire o fare delle domande rispetto a Salvatore e al suo intervento. Comunque mi fermo un po' giusto per consentire a qualcuno di riflettere sulle cose che ho detto, anche perché per me diciamo, le critiche, anche i suggerimenti sono molto, molto importanti. Allora, io ti faccio una domanda perché ho trovato anche molto interessante il documento dell'accordo di programma che avete fatto con Regione Sicilia per la gestione dei siti e per la valorizzazione dei siti archeologici. Ecco, la mia domanda è questa, ma ci sono altri soggetti territoriali che si occupano di turismo e di valorizzazione turistica? Perché questa domanda? Perché ovviamente quando tu hai proiettato quelle slide subito si è attivato. Si è attivata l'idea di magari proporre o pensare qualcosa anche di simile anche per le nostre aree, però immediatamente dopo ho pensato che noi abbiamo altri soggetti intermedi tipo Visit Brembo, Promo Serio, Visit Bergamo che si occupano già di valorizzazione. Quindi mi chiedevo se è una realtà che si può paragonare alla vostra oppure se voi siete gli unici riferimenti sul territorio riguardo a questi argomenti. E no, in realtà noi abbiamo fatto un accordo, da noi intanto, noi siamo un GAL costiero come tu ben sai, e da noi opera anche un FLAG. Abbiamo in comune, io ho 15 comuni, lui ne ha 10, però in comune abbiamo appunto 5 comuni, scusate il bisticcio, cioè proprio il gruppo dei 5 comuni rivieraschi sono anche dentro il FLAG, per cui noi nel 2016 abbiamo fatto un accordo con il FLAG, per cui cerchiamo di integrare le nostre strategie, ma soprattutto gli interventi in questi 5 comuni, per cui concordiamo per tempo gli interventi in maniera tale che sia noi che loro si possa sfruttare delle sinergie, evitare sovrapposizione, in qualche modo andare insieme nella stessa direzione. Tra l'altro, noi abbiamo scelto quella del turismo sostenibile e anche il FLAG come strategia, diciamo come ambito, ha scelto anche quella del turismo sostenibile, per cui diciamo che in qualche modo concordiamo con loro quasi tutto. Per il resto, le altre associazioni che, diciamo, che ci sono e che operano nel territorio, in realtà
non per autoesaltarci, però in qualche modo li consideriamo un attimo dopo, perché siccome noi siamo alla stregua di, anzi siamo agenzia di sviluppo locale, ci poniamo a fianco delle amministrazioni pubbliche, facciamo in qualche modo strategia di area vasta e poi la decidiamo noi in qualche modo e poi diciamo in qualche modo la comunichiamo agli altri, però quello che noi facciamo lo facciamo insieme, sia noi che il FLAG. Perfetto, ti ringrazio per la risposta. Marcello, forse dovevi dirci qualcosa? Sì, sì, intanto buongiorno, saluto tutti. No, volevo semplicemente integrare, perché probabilmente c'è anche una differenza sul piano amministrativo e organizzativo. In Sicilia qualche anno fa, ma davvero qualche anno fa, l'amministrazione regionale ha pensato di istituire i parchi archeologici, che sono soggetti dotati, o che sarebbero dotati, per la verità è opportuno dire, di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale per la valorizzazione, conservazione, fruizione dei siti archeologici presenti sul territorio, che agiscono sul livello territoriale. Per esempio, quello con cui dialoghiamo noi è addirittura sovraprovinciale, cioè ha un'estensione, comprende siti che afferiscono a due province, è una cosa come 17 siti archeologici. La logica che sottende questa perimetrazione parte dal fatto che gli incassi provenienti dal sito maturo, dal sito che fa fruizione, che consente una fruizione, quindi questi incassi dovrebbero essere utilizzati per favorire l'attività appunto di conservazione, valorizzazione e fruizione degli altri siti. È un esperimento che però, diciamo, è tutto da vedere. Perché sottolineo questo? Perché anche noi, come ha fatto Salvo, credo che siamo gli unici due GAL in Sicilia che, facendo riferimento a questo accordo quadro con l'assessorato, discendendo da questo accordo quadro, abbiamo operato un accordo con il parco, che quindi è un'unità amministrativa diversa, per la realizzazione di questi interventi, come quello che ha fatto, che ha illustrato Salvo. Ritengo che probabilmente agire sul resto d'Italia, cioè quindi con una competenza prettamente ministeriale, sia addirittura più semplice, perché ci sono numerosi esempi in questa direzione. In rete ci sono i documenti del soprintendente Vincenzo Tinè, che era soprintendente in Liguria, adesso lo è in Veneto, che rappresenta un modello di cooperazione pubblico-privato per la valorizzazione dei beni. Io però ci terrei anche a sottolineare un altro aspetto, perché diciamo non vorrei che questa disparisse fuori dal tema che ci siamo dati, no? Laboratorio, l'impronta ecologica. Il ragionamento che c'è da fare è che nasce da quello che siamo noi, GAL, cioè noi agiamo su delega dell'Unione Europea per lo sviluppo rurale e abbiamo per definizione un ruolo subregionale e sovracomunale. Nello stesso tempo va ricordato che noi siamo, come in quanto GAL, l'espressione delle forze, il braccio operativo dei comuni, no? È l'espressione delle forze economiche e sociali che operano in un territorio. In questo territorio dunque noi rileviamo che c'è presente un patrimonio organizzato dai comuni, chiamiamolo l'offerta museale civica, ma ci sono presenti anche i beni appunto gestiti dalla regione. Ritengo che ciò che sta facendo Salvo, è quello che noi condividiamo anche nella nostra azione, afferisce proprio a questa logica. Il nostro compito è quello di costruire l'offerta educativa
attenzione, è l'offerta educativa del territorio, cioè cosa si può, come mi miglioro andando in quel luogo, quindi l'offerta educativa di un territorio, appunto come sintesi tra le radici di quel territorio, le radici culturali di quel territorio e l'identità odierna, quindi ciò che siamo in questa fase. Penso che spetti proprio al GAL farlo, questo esprimerlo, questo ruolo. Chiaro è, ed è del tutto evidente, che nel momento in cui questa offerta educativa stimola la fruizione da parte di un soggetto che poi per fruirla dorme lì, entriamo nel campo del turismo. Cioè quindi il punto iniziale è l'offerta dei valori di un territorio, ma avendo chiaro che parliamo anche di un fatto prettamente economico. Per questo motivo, diciamo, io mi permetto di dissentire dal modello che presenta Salvo, ne abbiamo parlato anche altre volte, quando lui parla di distretto agricolturale che contiene anche il GAL, a mio avviso io penso che questo sia un ruolo del GAL, cioè il GAL che deve contenere tutti questi soggetti, cioè come dire, ricordo che la GD GAL è gruppo, no? Quindi è compito del GAL mettere insieme i diversi soggetti che possono cooperare per fare questo tipo di attività, nella consapevolezza che chi lo ha fatto, chi ha intenzione di farlo, finora non è riuscito a produrre chissà quale effetto. Quindi la capacità di integrazione fra questi dovrebbe essere un compito specifico del GAL. Grazie e chiedo scuse per il tempo. Niente, grazie dell'intervento, così abbiamo anche le due diverse visioni rispetto a questo approccio molto interessante. A questo punto direi passiamo dalla bellissima Sicilia al bellissimo Veneto e passo la parola a Giulia Ruolo, come ho detto, di Veneto Lavoro, che ci parlerà di distretti culturali e di servizi ecosistemici. Grazie. Grazie, ringrazio il direttore Patrizio, ringrazio anche gli interessantissimi interventi che mi hanno preceduto e mi permetto anche di sentire un attimo con quello che ha detto Marcello Troia, nel senso che la potenzialità sicuramente dei GAL come gruppo di azione locale è fortissima perché sono calati nel territorio. Certo che siccome io coordino un tavolo a livello regionale che riunisce più stakeholders del territorio, visto che sono necessarie le amministrazioni pubbliche, la rappresentazione di alcune amministrazioni pubbliche e la rappresentazione anche di quello che è il mondo della ricerca delle aziende sul territorio per poter avere un vero e proprio distretto agriculturale. Io con questo volevo introdurre il mio intervento perché io in realtà gestisco questo tavolo tecnico di confronto dedicato proprio al settore primario, però ovviamente il settore primario è un settore trasversale, tutte queste tematiche che abbiamo affrontato. Non so se vedete le slide. Ancora perché no? Allora chiedo in caso aiuto. Allora. Condivido schermo, giusto? Sì, giusto. Sì. Adesso le vedete? No, dovrebbe fare. Allora, condividi schermo e puoi cliccare sulla presentazione. Dovrebbero apparire una serie di finestre e deve cliccare sulla sua presentazione e fare condividi. Allora. Scusate perché ogni piattaforma, allora condividi schermo, sì. Perfetto, ora vediamo. Non riesco a vedere, così vedete in modalità presentazione. Sì, la vediamo. Ecco, grazie.
Allora, questo tavolo del settore tecnico primario riunisce appunto i portatori di interesse impegnati nella programmazione territoriale, quindi tutte amministrazioni pubbliche, soprattutto direzione agroambiente, agroalimentare e di ricerca e innovazione. Gli enti come Veneto Agricoltura, ARPA, VEAVEPA dedicati a questo settore e poi i portatori di interesse impegnati nella programmazione territoriali che sono principalmente i GAL, le Camere di Commercio, Union Camere e i consorzi di bonifica e con ANBI, l'Associazione Nazionale del Consorzio di Bonifica, alcuni consorzi di tutela di prodotto e anche Veritas e Servizi, più le tre principali università del Veneto che sono Venezia con Ca' Foscari, IUAV, Padova e Verona. E oltre al CREA con il Centro di Politica per la Bioeconomia e il Centro di Ricerca per la viticoltura in particolare. Quali sono un attimo le funzioni? Intanto questo tavolo dipende, io sono consulente esterna, in realtà non di Veneto Lavoro ma dell'unità operativa rapporti Stato-Unione Europea della Regione Veneto, che collaborazione in convenzione con Veneto Lavoro ha creato ha dato avvio a questo tavolo che ha la finalità prevalente di sostenere la crescita nella partecipazione di tutti gli stakeholders del territorio alla programmazione europea, cioè dare gli strumenti per sviluppare quelle che sono le idee progettuali del territorio. Allora, il mio compito attraverso il tavolo, ovviamente i miei collaboratori, è quello di dare una mappatura continua dei finanziamenti in funzione delle idee che sono sorte attorno al tavolo e nel territorio, di dare sostegno poi nella progettazione sia per lo sviluppo delle idee che per la creazione di un partenariato e poi dare sostegno nella disseminazione. Per questo mi dispiace anche di essere lontana dalla Sicilia territorialmente, ma siamo uniti dai rapporto che c'è con i GAL, perché quello che si vorrebbe proprio dare è dare un contributo finanziario alle idee che nascono attorno a un distretto proprio agriculturale, in questo caso agroambientale e culturale. Nella nostra mappatura dei finanziamenti che è avvenuto nel corso dei tavoli che si susseguono ormai dall'inizio del 2017, siamo arrivati alla 22ª edizione e man mano viene data vengono presentati quelli che sono gli strumenti specifici più adatti per lo sviluppo di alcune idee progettuali. Abbiamo visto nell'ultimo tavolo l'Interreg, in particolare l'Interreg Central Europe che si aprirà nella seconda metà di ottobre, i LIFE che ormai sono quasi tutti i bandi principali in chiusura, l'Horizon Europe che è un programma per la ricerca e innovazione molto vasto e che quindi tra i vari cluster o politematici del secondo pilastro tocca anche il pilastro ambientale, il pilastro culturale, turistico e il pilastro agroalimentare. E poi la strategia del Green Deal, con in particolare la strategia Farm to Fork, che è quella per la biodiversità. E non ultimo il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, che ci dà disponibilità di tanti soldi da impegnare in un breve tempo, il più breve tempo possibile, quindi ci deve cogliere insomma preparati con una serie di progetti che ciascuna regione ha già depositato presso il CORE, il Comitato delle Regioni. Il programma Interreg di cui parlavamo, il Central Europe, rientra nella cooperazione territoriale europea transnazionale e
da un programma come tutti gli Interreg che parte dal basso, quindi dai bisogni del territorio per dar forma a quelli che sono i contenuti, e è un, in particolare Central Europe, immagino un'Europa che cooperi per diventare più intelligente, più verde e più connessa, che sono i tre obiettivi specifici e prioritari di tutti gli Interreg. Per l'Interreg Central Europe bisogna avere almeno un partenariato formato da almeno tre stati, e senza parlarvi delle altre priorità, volevo segnalarvi l'opportunità che dà la priorità 1 di un'Europa più intelligente per tutto quello che riguarda la cultura e il territorio, sia nell'obiettivo specifico 1 che nel 2, perché nell'1 troviamo le industrie culturali e creative e il turismo che viene finanziato anche con tecnologie digitali e tecnologie innovative integrate, e nell'obiettivo specifico 2 lo stesso abbiamo un turismo sostenibile che viene collegato a tutto il discorso dell'economia circolare sul territorio. Programma LIFE è un programma più dedicato alla tutela dell'ambiente, alla conservazione della natura, azione per il clima, però c'è tutto il discorso dedicato a governance e informazioni in materia di ambiente e di clima, che è, siccome ovviamente si tratta di temi trasversali a tutte le attività economiche, come diceva prima Salvatore Tosi, il dottor Tosi, riguarda anche come integrare le attività di tutela e promozione della biodiversità, tutela della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici con tutte attività integrate alle attività economiche classiche dell'agricoltura. L'Horizon Europe ha un budget per il periodo 2021-27 di 95,5 miliardi di euro, e come dicevo, nel pilastro 2 in particolare ci sono politiche cluster che riguardano la cultura, la creatività, la società inclusiva e poi la bioeconomia, le risorse naturali, l'agricoltura e l'ambiente. E poi per arrivare a tutto il Green Deal che ha posto le basi di impegno della Commissione europea per affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente, che vuole una società dotata di un'economia moderna, il discorso dell'economia integrata, efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva, capace entro il 2050 di avere un impatto zero in termini di emissioni di gas serra. Il Green Deal l'abbiamo visto tutti, che riguarda tutti i settori dell'economia, però per quanto riguarda noi, dal punto di vista l'agricoltura, il settore primario, l'ambiente la cultura stanno sviluppando, insomma, secondo una precisa tabella di marcia, delle normative dedicate sul clima, c'è la strategia sulla biodiversità e la strategia farm to fork, dal produttore al consumatore. E appunto in questa strategia farm to fork si pone l'accento su come è necessario sviluppare dei sistemi integrati, innovativi di gestione dei beni, dalla produzione alla trasformazione, fino ad arrivare alla distribuzione e fino ad arrivare a trovare un consumatore che sia informato, consapevole, responsabile di partecipare a questo futuro sostenibile. Ultimo, ma non ultimo, come dicevo prima, c'è il dispositivo di ripresa e resilienza che fa parte della Next Generation Europe, con i sei pilastri,
è articolato in tre assi strategiche: la digitalizzazione, l'innovazione, la transizione ecologica, l'inclusione sociale, con tre temi trasversali, le sei missioni che qua vediamo e che sono sviluppate poi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, il piano nazionale Italia. E il piano regionale invece di ripresa e resilienza del Veneto è articolato in 13 macro progetti, in 155 schede progetto che sono pronte per l'apertura dei prossimi bandi del PNRR, tra cui in particolare, questo per il Veneto, ma immagino ciascuna regione l'abbia sviluppata, abbiamo il punto 5 sulle infrastrutture per l'attrattività turistica e culturale e le infrastrutture per la competitività che riguardano in particolare il settore di cui stiamo trattando in questa occasione. Il sostegno nella progettazione che ha dato il tavolo è dedicato soprattutto a due temi trasversali a tutti i temi che abbiamo trattato durante questi 22 tavoli, che è il tema della biodiversità, ma un tema della biodiversità intesa in senso lato come biodiversità non solo ambientale ma anche culturale proprio e territoriale, integrata al territorio, e il tema della bioeconomia e dell'economia circolare. Sulla strategia di tutela della biodiversità ci sono le esperienze dell'Osservatorio del Paesaggio dell'Arca Marca Trevigiana ha pensato proprio a pianificare un progetto LIFE implementando degli strumenti digitali disponibili per il rilevamento territoriale in un'area UNESCO che è quella delle colline del Prosecco e per restituire dei dati in funzione della gestione appunto della biodiversità. Biodiversità intesa come turismo sostenibile ed ecologicamente sostenibile, all'osservazione della tutela della fauna, della flora, dell'evoluzione della biodiversità e forme di attività turistiche e culturali sostenibile. Praticamente l'agricoltore appunto come la frase chiave di questa idea progettuale che si debba trasformare in un manager della biodiversità. Un altro, lo stesso tema di valorizzazione della biodiversità è stato affrontato dal Centro Studi per l'Ambiente Alpino del TESAF dell'Università di Padova che sta lavorando insieme a Dolomiti Contemporanee e a GAL del Territorio per progettare uno spazio di competenze dedicato al territorio montano. E recuperando delle strutture, soprattutto quelle si pensava al villaggio, l'ex villaggio Eni, la colonia dell'ex villaggio Eni di Borca di Cardore, che già viene utilizzata adesso come struttura per rappresentazioni artistiche, ma che rappresenta un patrimonio artistico, culturale ed anche manifatturiero della zona delle Dolomiti, della Valle del Boite, che ha una forte potenzialità di sviluppo economico e sociale per tutta l'area alpina. Con l'Università degli Studi di Padova, a tal proposito, si sta lavorando in EUSALP per creare una rete tra centri universitari di ricerca dedicati all'ambiente alpino. Ancora con il CRPM, la Commissione per le Regioni Mediterranee si sta lavorando su una gestione integrata sostenibile delle aree protette marine o costiere per la valorizzazione della biodiversità che diventi anche un
un volano per sviluppare l'economia di questi territori costieri. Nell'attività di disseminazione ci siamo conosciuti con il GAL Val Brembana, proprio nella presentazione di questo forum e nella presentazione del progetto PSR, Passaporto Ambientale per i Prodotti Agroalimentari, dove il lead partner è il GAL Montagna Vicentina, per la commercializzazione di prodotti agroalimentari sostenibili e rispettosi dell'ambiente, di cui si è studiato il ciclo di vita, il life cycle assessment, ed il tavolo in questo caso si è speso per l'attività di divulgazione e disseminazione dell'attività del progetto, e lo stesso per il progetto Safe Performance, che rientra nei progetti presentati nella strategia Farm to Fork. Un altro progetto molto interessante che è stato presentato e di cui il tavolo si fa carico insomma della disseminazione è LifeVaia, sulla valorizzazione e la riforestazione di boschi danneggiati attraverso l'agroforestazione innovativa e soprattutto attraverso la promozione di iniziative di partecipazione dei cittadini alle opere di ricostruzione dei boschi e nella partecipazione delle piccole imprese e aziende nella generazione di benefici economici legati a una strategia di agroforestazione, quindi coltivazione di piccoli frutti, prodotti biologici locali, miele ed altri. Perché vi ho parlato, dopo questa carrellata di quelli che sono gli strumenti, insomma, che al momento sono a disposizione per sviluppare una progettazione, strumenti finanziari, per sviluppare quelli che sono i progetti, le idee progettuali sul territorio, è successo qualcosa? Voi vedete normalmente, scusate? No, vediamo tutte le icone, le slide piccoline. Ah, ecco, allora. Adesso è tornato come prima. No, volevo dirvi qual è una metodologia che è stata studiata per sviluppare. Mi sto dilungando troppo, direttore. No, vabbè, abbiamo in programma di chiudere per le 13, dando spazio alle domande, quindi se vuoi hai ancora 5-10 minuti. Mi avvio alla conclusione, allora. No, ma 5-10 minuti li hai ancora. Sì, no, una tecnica, diciamo, di valorizzazione economica e funzionale delle aree protette o ad alto valore territoriale, come possono essere anche appunto i parchi archeologici di cui ci parlava Salvatore prima, è stata messa a punto un progetto Interreg Italia-Slovenia che è terminato la scorsa programmazione. È quello di identificare, insomma, all'interno di ciascuna area a forte valore territoriale, diciamo, le funzioni e le tipologie dei servizi ecosistemici offerti e servizi ecosistemici che sono praticamente quei servizi che si riversano sull'intera società, non solo sul singolo servizio offerti dai sistemi dei sistemi territoriali, che si riversano non solo sul singolo proprietario ma sull'intera società, e quindi attraverso anche la definizione del valore economico totale con la quantificazione di questi servizi ecosistemici offerti si possono organizzare delle forme di valorizzazione, delle forme di mercato per questi beni che altrimenti, come diceva Beatrice prima, sono dei beni diciamo immateriali per i quali è difficile creare un mercato. Qui i servizi ecosistemici qua sono
sì, organizzati per le tre aree che avevamo esaminato, ma vanno, sono, si suddividono in quattro categorie, quelli di supporto alla vita, che sono proprio di tutti i sistemi, gli ecosistemi, quelli di approvvigionamento, quelli di regolazione, fino ad arrivare ai valori culturali, che sono quelli che forse sono più adatti a un parco archeologico o un Innova Museo, di cui l'Innova Museo di cui ci parlava prima Beatrice. Allora ci sono tutta una serie di funzioni turistiche, ricreative e culturali che vanno dall'educazione didattica ambientale, dalla ricreazione, la ricerca scientifica collegata a particolari peculiarità territoriali, alla tutela della biodiversità, alla tutela del paesaggio, la valorizzazione anche del beneficio fondiario quando si realizza un museo dal punto di vista anche materiale, che hanno ovviamente un valore che va, a, come dicevamo prima, non solo a ricadere nel proprietario nel caso fosse o gestore, nel caso fosse privato o a gestione pubblica, ma anche negli altri privati, aziende territoriali, nella collettività locale che stanno, che confinano, diciamo, e poi nella società in senso lato, che non necessariamente abita nella zona. Da un confronto tra questi valori economici totali delle aree si può vedere, si può analizzare, si può dedurre quelle che sono le caratteristiche dell'offerta dei servizi ecosistemici e anche come si potrebbe organizzare una forma di mercato dei servizi ecosistemici. E nella nostra analisi si evidenziava come più si rafforzava l'ambito di tutela, passando in questo caso Valle Vecchia, che è un'azienda agricola vera e propria, fino ad arrivare all'Osi di Camello, che invece è un'area di tutela, più aumenta il valore sociale del bene, anche se rimane molto elevato in tutte e tre le aree. Dalla nostra ricerca era venuto fuori che aree marginali, magari dal punto di vista produttivo, avevano invece un fortissimo valore dal punto di vista culturale, naturalistico e quindi per tutta la società. E la componente di valore sociale è stata stimata attraverso delle metodologie estimative che non sempre rappresentano l'effettivo ricavo per il produttore, perché la tangibilità ovviamente di questi servizi ecosistemici va sempre più, come si può dire, è sempre meno tangibile man mano che ci si muove da una funzione produttiva vera e propria, quindi dei beni privati, a una funzione ecologica. Però esistono degli strumenti di mercato per internalizzare questo valore sociale. E questi strumenti sono vari, ovviamente vanno dai più classici, che sono gli strumenti giuridici, più coercitivi, coattivi, agli strumenti finanziari che sono stati attivati da tutte le politiche agricole e sono attivati adesso dalle nuove anche politiche europee, che sono gli strumenti finanziari o di incentivo, di esenzione. Poi si arriva ai veri e propri strumenti di mercato, oltre che a tutto il discorso complementare che riguarda la disseminazione e l'informazione, che è praticamente adesso indispensabile al giorno d'oggi. Gli strumenti di mercato possono svilupparsi sia in un modo diretto che in un modo indiretto, cioè anche pensando a quello che ci ha detto prima Salvatore, si può sia far pagare direttamente il bene ambientale e il bene culturale in questo caso, se puoi escludere in qualche modo e quindi far pagare l'entrata al bene senza strutturarlo, se no ci sono dei metodi per far pagare indirettamente, che è quella di vendere dei beni e servizi ambientali o strutturati attraverso attrezzature turistiche, ricreative, culturali, come i
percorsi didattici e tabellonati e guidati, sia attraverso la vendita di prodotti tradizionali, la cui qualità invece è legata all'ambiente in cui vengono prodotti. Siccome c'è stata dagli anni 90 ad adesso una progressiva evoluzione della domanda da questi servizi informali di valenza solo estetica, paesaggistica, a servizi sempre più strutturati, cioè il turismo adesso si è evoluto e vuole essere, non sempre, non vorrei dire una cosa, però si è evoluto perché vuole conoscere di più il territorio, anche grazie appunto all'informazione, alla disseminazione, che è stato uno strumento fondamentale in questi anni. Vuole conoscere il territorio, poterlo girare in sicurezza e conoscendolo fondamentalmente. Quindi anche il bene, la domanda si è evoluta, anche il bene deve essere strutturato per fasi successive, quindi dal bene non, così venduto, diciamo, tra virgolette venduto, mettiamo, di per sé stesso, si vendono sempre più dei beni e servizi, quello che che il turista attende, come la facilitazione di accesso col transito, aree di sosta, eccetera, fino ad arrivare a beni e servizi potenziati, come possono essere i musei di cui parlavi, le aree di osservazione, le tabellonistiche, eccetera, e anche a beni e servizi potenziali che dipendono dalle caratteristiche ovviamente dell'area che andiamo a esaminare. Ecco, con questo, scusate, mi sono dilungata nella mia esposizione, ma volevo fare una carrellata di quelli che sono gli strumenti sia finanziari sia, diciamo, economici e organizzativi per sviluppare un mercato attorno a questi beni e servizi ambientali, culturali e strutturali che possono essere in qualche modo sostenibili, ecco, sostenibili non solo dal punto di vista ambientale e territoriale, ma sostenibile anche perché si può far conto sul finanziamento pubblico solo diciamo per la partenza. Poi bisogna che l'organizzazione di questi servizi agisca da volano, per cui l'attività possa andare avanti da sole, se no alla fine di questi progetti c'è il pericolo che rimangano fermi, mummificate le attività, cosa che cui il GAL so che partecipa attivamente perché non avvenga in nessun caso. Grazie Giulia, grazie mille dell'esposizione, ma a questo proposito, vabbè, per quanto riguarda i servizi ecosistemici, poi chiedo di intervenire all'animatrice Martrati Carrara, dato che quest'ultima parte del tuo intervento si lega bene su quanto stiamo facendo sul progetto Robicando e sui servizi ecosistemici, lanciando però anche una domanda, mi permetto, non per togliere la parola a nessuno, ma per chiedere se comunque siete arrivati ad una quantificazione economica, cioè dalle slide abbiamo visto più o meno il processo, ci chiedevamo se alla fine siete arrivati attraverso i vostri studi a determinare e a identificare dal punto di vista proprio economico qual è il valore. Non volevo dilungarmi, ma in realtà la presentazione è molto più ampia. Siamo arrivati a una quantificazione economica del valore economico totale e di quelle che sono le forme di payment, di forme di pagamento per questi servizi che si possono correlare, e tra l'altro abbiamo anche calcolato un indice che indica l'indice in base a quanto investe la struttura pubblica in questi beni, quanto ritorno ha da questo utilizzo e pagamento. E addirittura per Bosco Nordio, che è una riserva integrale gestita da Veneto Agricoltura, per il
per un euro di investimento abbiamo un ritorno di 10 euro di investimento, mentre per Valle Vecchia, se non sbaglio, sono, aspettate che guardo, riguardo nelle, sono 3 euro e mezzo. Comunque c'è un ritorno molto superiore. Nello studio, se volete, vi posso mandare un abstract di quelli che sono i risultati. Abbiamo utilizzato appunto il valore economico totale e quindi per ciascuna diciamo funzione abbiamo utilizzato un metodo estimativo differente, dopodiché abbiamo sommato il valore e sono venute fuori. Allora, se volete, no, non so se avete tempo, non vorrei portare via tempo ai. Vabbè, alle su quest'ultimo aspetto, se vuoi, se hai una slide per darci un'idea, può essere, credo, interessante, penso, di interpretare il pensiero un po' di tutti. Allora, scusatemi un attimo. Perché su questo tema dei servizi ecosistemici. Ne continuiamo a parlare, ma forse voi siete quello un attimino più. In realtà, Patrizia, se mi permetti, faccio anche io, dico a Giulia alcune cose, perché anche noi stiamo lavorando sui servizi ecosistemici, soprattutto quelli culturali legati al turismo ciclabile. Siamo insieme ad altri GAL Lombardi, Area Perota per la Rete Rurale Nazionale, su uno studio appunto sul calcolo dei servizi ecosistemici. Noi non abbiamo ancora formalmente risultati del valore economico di ritorno per chilometro di intervento, per intenderci, questo era il nostro parametro, però probabilmente i risultati verranno, riusciremo ad avere i risultati entro la fine dell'anno, stiamo lavorando col CREA. È interessante perché abbiamo utilizzato lo stesso approccio e magari Clara Spini del Gal Valtellina può supportarmi su questo, ma i valori sono molto molto simili a quelli che dicevi prima, quindi rapportati al valore di investimento, quindi molto interessante, magari anche noi potremo mandarti voi vedete la mia, scusate, va bene, questo, scusate, la presentazione che era stata fatta solo per Bosco Nordio. E magari potremmo quindi scambiarci i risultati, forse non è questa la sede, ma. Queste erano le caratteristiche, il valore per la società, per gli altri privati gestori e per il privato gestore. E qua c'erano le diversi benefici. E i valori rispettivi, questo per Bosco Nordio, del valore economico totale, e questo per, allora, appunto per il privato, per il resto della società e per la società. Qui ci sono i valori e il totale del valore per la riserva naturale di Bosco Nordio. Questi sono i valori che sono stati valutati e conteggiati, poi nella relazione appunto si spiega come, però vedi che per ciascun c'è un valore in euro ad ettaro per la riserva. E qua ci sono delle osservazioni, il valore agricolo medio per regione agraria, per la coltura di riferimento, per il valore fondiario, l'offerta dei servizi ecosistemici per la ricerca erano riguardati alle sperimentazioni in corso riguardanti un ripopolamento e reintroduzione e la tutela di alcune specie. E quindi era stato internalizzato attraverso la possibilità di offerta di questi pacchetti di attività sperimentale. Vabbè, dopo bisognerà che facciamo un discorso, perché è stato uno studio durato 3 anni e questa è solo una parte, la parte che ho sviluppato io come esperto esterno per Veneto Agricoltura, e questo immagazzinamento del carbonio. Questo è quello che vi dicevo, poi appunto come abbiamo, eccolo qua,
Belle Vecchie era 3 euro ogni redditività, l'indice di redditività, cioè il rapporto tra benefici netti e costi sostenuti, meno i costi sostenuti dall'ente gestore, cioè ricchezza prodotta meno ricchezza consumata dalle aree e rapportata ai costi sostenuti dall'ente gestore, era molto significativo. Per Valle Vecchia però, che è un'azienda, diciamo, gestita, un'azienda di ricerca, però gestita come un'azienda privata, agricola privata, da 3 euro, invece Bosco Nordio 10,5 euro addirittura. Ecco. Bene, magari ci si scambiamo questo materiale, può essere la base. Poi, appunto, a seconda del fornimento, sì? Dell'area o dell'obiettivo che uno ha, come diceva Marta, in questo caso le piste ciclabili, allora è più semplice individuare la metodologia estimativa per se c'è un obiettivo molto specifico, come lo sarebbe anche per un parco archeologico che è una che è complesso, ma nello stesso tempo ha un obiettivo molto ben definito, no? Bene. Io ho messo in chat, se volete, il link al laboratorio collaborativo della Rete Rurale Nazionale. I risultati del nostro studio verranno pubblicati lì. Ripeto, sarà probabilmente questa, saranno pubblicati entro la fine anno, perché noi abbiamo avuto un primo incontro con Davide Longhitano, che è la persona che ci segue e che gestisce il gruppo di lavoro che sta collaborando con noi su questi aspetti. A questo link trovate i risultati, per il momento trovate solo i rapporti intermedi e le verbali dell'incontro, non ci sono ancora i risultati e la metodologia, però se può interessare lì ci sono degli aggiornamenti. Grazie, ci confrontiamo sicuramente, anche perché anche Davide Longhitano partecipa al tavolo, per immagino magari è occasione per. E poi io volevo, visto che vedo Salvatore Tosi, volevo anche congratularmi con lui per la risposta che ha dato, anche grafica e territoriale, che si potrebbe realizzare anche per quanto riguarda la progettualità sul nostro territorio, e magari anche per questo, se non ti dispiace, ci sentiremo. Vengo con piacere, se mi inviti vengo. Perfetto. Io, diciamo, mi sono permesso di restare perché, insomma, anche per correttezza verso gli altri relatori, non sapevo che eri tu, ma comunque a prescindere, così per capire se c'era qualcun altro che voleva qualche chiarimento, ho rinviato un attimo il mio appuntamento, e anche per rispondere a Marcello, che ovviamente con lui ci sentiamo spesso perché siamo impegnati sulla stessa tematica, e che il discorso di mettere il GAL assieme agli altri e non in una posizione, diciamo, di superiorità, lo faccio per non perché non mi piacerebbe che il GAL ovviamente gestisse tutto, ma perché, come lui sa pure meglio di me, come probabilmente anche voi, insomma, i territori hanno tanti protagonismi, per cui non è semplice, avendo accanto un'altra agenzia di sviluppo locale, altri enti di ricerca, diciamo, da noi c'è anche il CREA, che ovviamente è l'altra branca del CREA che segue la rete rurale. Non so se sapete, insomma, il CREA si divide in due grandi dipartimenti, quello che si occupa di bioeconomia, che segue anche il programma della Rete Rurale Nazionale, il CREA DC, che invece si occupa di certificazione. Da noi c'è una delle 12 sedi del CREA DC qui su Bagheria, per cui anche il parco stesso, ovviamente, che adesso, come diceva bene Marcello, ha una sua autonomia finanziaria, organizzativa, ecco, sono tutti soggetti che in qualche modo sono tutti protagonisti, per cui mettersi a capo di tutti questi, diciamo, diventa un po' complicato. C'è sempre anche una forma così di rispetto, anche di come dire, di condivisione di un'azione, ecco, perché ovviamente mi piacerebbe farlo in testa agli altri, però questo comporta una difficoltà maggiore, che se non c'è uno che tira il carro, diciamo, coordinare tutto diventa più complicato. Però lo preferisco, perché in questo modo, non, diciamo, come, ecco, nella tavola rotonda di Realtu siamo tutti prius inter pares.
Grazie, grazie Salvatore. Allora, chiedo se ci sono altre domande, altrimenti faccio un intervento conclusivo. Tutto tace, vuol dire che tutti vogliono andare a mettere le gambe sotto il tavolo. E, no, allora io ringrazio davvero i partecipanti, oltre che i relatori. Ricordo che questa settimana ci vedrà impegnati appunto a Bari per i forum leader. Dico anche che chiedo a voi, ma noi faremo un'elaborazione materiale uscito da tutti i tavoli, da tutti gli incontri che abbiamo fatto. È prevista una sessione come ultimo appuntamento intorno alle 15:30, ma con un orario che può ovviamente slittare perché non saremo noi a gestire direttamente da Bari, però il collegamento sarà da Bari, manderemo le indicazioni per quest'ultimo tavolo di lavoro e quindi vi aspettiamo su questo. E a questo proposito mi permetto di suggerire, di chiedere che se rispetto a tutto il lavoro fatto in questi mesi volete segnalare un argomento, un caso particolare, insomma un aspetto particolare che ritenete che io debba nella mia relazione finale mettere maggiormente in evidenza, lo farò molto volentieri, quindi aspetto da voi indicazioni, oltre che la compilazione della scheda che vi abbiamo mandato ancora questa mattina, che sarà un po' il format guida per l'ultima parte di lavoro che faremo. Quindi speriamo di collegarci e vederci, o per chi verrà direttamente da Bari al forum. Ok, bene. Ci vediamo allora a Bari. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Alberto, grazie a tutti per essere rimasti. Grazie. Ciao, a presto. Arrivederci a tutti.